artisti tristi per la vittoria di Giorgia Meloni. Sì. Sì, ci sono tanti artisti che sono tristi per la potente vittoria di Giorgia Meloni. Io l'articolo l'ho letto sul Fatto Quotidiano e il titolo è Fratelli d'Italia primo partito, Damiano dei Maneskin, due punti, aperte le virgolette. Brutto giorno per l'Italia, chiudere virgolette. Poi Sabrina Ferilli risponde a un commentatore, due punti, aperte le virgolette. Poi c'è una brutta parola che io non posso riferire, una brutta parola che ha a che fare con lo sterco, una brutta parola. Bello l'articolo. E sì, comunque Sabrina Ferilli, Chiara Ferragni, Damiano dei Maneskin perché il quotidiano romano La Repubblica ha titolato Meloni si prende l'Italia, titolo a caratteri cubitali. E allora Damiano dei Maneskin ha scritto: oggi è un giorno triste per il mio paese. Poi c'è Alessandro Gasman che dice: oggi inizia la resistenza, buongiorno a tutti. E poi c'è Renato Zero. Beh, insomma, sentite, allora voi mi permettete, vero, di dire la mia, voi mi permettete di dire la mia. Cioè la mia è di Serafino Massoni, vedete, eccolo qua Serafino Massoni. Eccomi qua, io faccio il fermo posto per tutti voi, capito? Per tutti voi, così tutti possono vedere chi è Serafino Massoni, eccolo qua. E questa è l'ultima opera di Serafino Massoni. Non abbiate paura. Diceva così un grande papa del nostro tempo: non abbiate paura. Perché non abbiate paura? Perché io qua devo ribadire per l'ennesima volta che io sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, e gli studenti mi volevano tutti bene. Poi sono stato preside di loro nei licei classici scientifici, i professori e le professoresse se volevano tutti bene. Allora non abbiate paura, perché non abbiate paura? Ma perché ora a Palazzo Chigi ci va Giorgia Meloni, ma Giorgia Meloni mica se li mangia i bambini. E poi Giorgia Meloni lo sa ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare, perché se torniamo indietro a ritroso nel tempio, Giorgia Meloni e Gianfranco Fini Almirante, Benito Mussolini. Giorgia Meloni lo sa ciò che è successo a Benito Mussolini, non è mica una stupida Giorgia Meloni, lo sa, l'ha studiato. Anche Giorgia Meloni ha studiato la storia, è andata a scuola, ha fatto anche le scuole medie superiori, e Giorgia Meloni ha letto nei libri di storia quello che è successo a Benito Mussolini. Che cosa è successo a Benito Mussolini? Quella cosa che descrive Dante di ieri nella Divina Commedia, quando scrive: corda che è troppo tesa spezza se stessa l'arco. Sì, ha scritto così Dante Alighieri nella Divina Commedia: la corda che è troppo tesa spezza se stessa l'arco. Cioè non puoi tirare la corda, perché se tiri la corda perdi la Seconda Guerra Mondiale. Poi arrivano i carabinieri che t'arrestano, per cui il giorno dopo i giornali titolano: il cavaliere Benito Mussolini ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del re. Lo sa, Giorgia Meloni, non se ne sa queste cose.
perché Giorgia Meloni ha frequentato la scuola media superiore, non so, mi pare che abbia la maturità albertina, non so, comunque conosce le lingue, comunque ha studiato, anche lei in mano ha avuto i libri di storia, io Serafino Massoni sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici. Allora, Giorgio Meloni lo sa che non la devi tirare troppo la corda, cioè devi rigare dritto, capito? Per cui gli attori, gli artisti, coloro che sono stati citati nell'articolo del Fatto Quotidiano, articolo che ho messo come linea di assoluto di questo video, ma ce ne sono tanti altri che non sono stati citati e che non sono contenti che abbia vinto Giorgia Meloni, non sono contenti, hanno paura, qualcuno ha detto che va all'estero, no, non abbiate paura, ve lo dice Serafino Massoni, non abbiate paura. Io Serafino Massoni, ripeto la celebre frase del Papa Polacco, ma che mi pare che disse: non abbiate paura, non abbiate paura. Che tra l'altro i film migliori, i libri migliori nascono proprio quando c'è, diciamo così, un regime autoritario. Allora si sviluppano le idee satiriche. I libri migliori sono stati scritti in regimi autoritari, ma magari fosse un regime autoritario quello di Giorgia Meloni, magari, allora sì, che ci sarebbe tanta produttività letteraria e cinematografica, che poi scatta la censura, e quando un libro ti viene censurato diventa subito famoso in tutto il mondo. Oggi non ti censurano più niente, ma magari Giorgia Meloni potesse avere il potere di censurarmi questa mia opera, questo mio romanzo storico ambientato dal Terzo Reich, me lo censura, e una volta che mi viene censurato questo qua, me lo traducono in tutto il mondo, capito? Ancora non è andato all'estero questo qua, non è andato all'estero, è molto conosciuto in Italia, capito? Attori, capito? Artisti, capito? Scrittori. Ma magari Giorgia Meloni avesse il potere di farmi censurare questo mio romanzo storico, perché qua io vi parlo della Stella di Davide e della Croce Uncinata, lo sapete che la Stella di Davide vince sempre? Lo sapete che la Stella di Davide ha sconfitto la Croce Uncinata? Che lo sapete? Sì. La Stella di Davide è più forte della Croce Uncinata, capito? Perché la Stella di Davide sta lassù, la Croce Uncinata sta qua giù, ciò che sta lassù è più forte di ciò che sta qua giù. Ma magari scattasse la Santa Inquisizione, magari e venisse censurato questo mio romanzo storico, ma magari che me lo pubblicano in tutto il mondo, lo traducono in tutte le lingue del mondo, cari, capito? Non abbiate paura, capito? Fatto Quotidiano, capito? Vedi cosa dice questo, che cosa dice Serafino? Sono io Serafino Massoni, sai, Fatto Quotidiano? Senti, Fatto Quotidiano, lo sai che io ti seguo, lo so, Fatto Quotidiano. Dire Fatto Quotidiano di Marco Travaio, Antonio Padellaro, Andrea Scanzi, eccetera. Poi ci sta adesso anche il professor Alessandro Zini, Non abbiate paura, capito? Non abbiate paura, perché Giorgia Meloni riga dritto, capito? Non esce dal seminato, come fece Benito Mussolini, che uscì dal seminato, si allargò troppo. E poi perdette la seconda guerra mondiale. Giorgia Meloni lo sa, che il Duce perse la seconda guerra mondiale e l'Italia fu rasa al suolo dai bombardamenti anglo-americani. Ma pensate voi che benché l'Italia sia stata rasa al suolo dai bombardamenti anglo-americani, Giorgia Meloni ha fatto dichiarazioni di fedeltà
alla NATO, che è guidata dagli Stati Uniti d'America, che sono quelli che hanno dato solo l'Italia fascista, sono le questioni della storia, capito? State tranquilli, non abbiate paura, perché Giorgia Meloni non vuol fare la fine di Benito Mussolini, capito? Giorgia Meloni, cioè la storia serve a qualcosa, no? O no? O no? La storia è maestra di vita. Giorgia Meloni lo sa, perché lo sa cosa è successo. Cos'è successo con Benito Mussolini? Lo sa cosa è successo? Che l'Italia è stata distrutta, sfracellata è stata, quasi come la Germania nazista, lo sa. E allora Giorgia Meloni dica dritto, capito, ricapito, Fatto Quotidiano? Caro Fatto, io ti voglio bene, Fatto Quotidiano, Però quando tu scrivi certi articoli, ma rivolgiti a Serafino Massoni, che io con il mio tocco ti rendo perfetti gli articoli. Va bene, non abbiate paura, perché Giorgia Meloni riga dritto, non vuol fare la fine di Benito Mussolini, capito? Perché Giorgia Meloni ha frequentato la scuola media superiore, mi pare pure che abbia il diploma di maturità alberghiera, mi pare, conosce le lingue, non abbiate paura, ok? Per cui al Fatto Quotidiano e a tutti voi, cari amici, come son solito dire, come son solito fare, tanti cari saluti da il marinaio delle Antille.